L'Italia è il paese delle armi? È la domanda alla quale ha cercato di dare una risposta Giorgio Beretta, analista sul commercio nazionale e internazionale delle cosiddette armi leggere, quelle non belliche, al secondo incontro promosso dal Comitato Cittadini contro la guerra e dal Coordinamento 5 novembre per la pace. Nella sala Giannetta Musitelli di via Paolo Gorini, Beretta ha fatto perno sui numeri effettivi della produzione del commercio di armi leggere nel nostro paese per sfatare miti che alcuni politici spacciano come certezze. La produzione di pistole, fucili da caccia ed attività sportive rende per 600 milioni all'anno ed occupa non più di 6.600 addetti. È pertanto un settore del tutto marginale del quale sarebbe possibile fare a meno. Non solo, la produzione di pistole è diretta soprattutto al mercato statunitense e a quello africano legato ai governi autocratici. In pratica, ribadito Beretta, vive sulle stragi negli Stati Uniti e sulla soppressione delle opposizioni negli altri paesi. Il mercato dei fucili da caccia è in costante riduzione ed è ormai irrisorio, compensato invece da quello delle armi ad uso sportivo, con un fenomeno che andrebbe controllato perché su poco più di 240.000 tesserati alle federazioni sportive del settore si contano oltre mezzo milione di possessori di armi. Si tratta di un'anomalia pericolosa che si radica sulla relativa facilità con la quale nel nostro paese è possibile detenere armi senza limitazioni e senza controlli effettivi. Con tutti gli omicidi in ambito familiare e interpersonale che avvengono nel nostro paese, vale proprio la pena di continuare ad essere il paese delle armi facili? Durante l'incontro è iniziata la raccolta di firme a tre referendum, due contro la cessione di armi a paesi in guerra ed uno a sostegno della sanità pubblica rispetto a quella privata. La raccolta è proseguita poi il giorno dopo sotto i portici di Palazzo Broletto, sede del comune di Lodi.